A pochi mesi dal suo incarico già si vedono i risultati per le numerose attività che hanno vivacizzato il Mucirama nel suggestivo chiostro domenicano di Piedimonte Matese e lo stesso museo di Alife. Parliamo del direttore Antonio Salerno, con il quale abbiamo fatto un rapidissimo bilancio dei suoi primi mesi al vertice delle due strutture. A distanza di 4 mesi, proviamo a fare un bilancio della sua attività qui a Piedimonte Matese. Sì, il periodo è breve, ci sono state tantissime iniziative. È presto per fare un bilancio, però, come dire, ci siamo per guardare in prospettiva, cioè abbiamo creato i presupposti, per guardare verso un futuro di iniziative di tipo culturale, sociale, incontri, che proietteranno sempre più il museo all'interno di io dico, di un universo di conoscenze ampio, diffuso, di condivisione con i musei anche del territorio, con i musei statali, gli altri musei di enti locali. Quindi diciamo una rete. Certo, una rete all'interno della quale ognuno ha il suo posto, la propria identità e ognuno è capace, come dire, grazie a questa identità culturale di portare un surplus di conoscenza e di storia, che è quello che arricchisce, come dire, le nostre comunità. Ci può anticipare i prossimi impegni? Allora, prossimamente noi avremo una serie di concerti, una serie di iniziative, anche mostre faremo, cioè cercheremo appunto, come dicevo, di fare un quadro organico di iniziative culturali, sociali e di condivisione con la città locale, con la gente locale, cercando però di muoverci in una prospettiva sempre più ampia, perché l'orizzonte, come dire, guardiamo intorno a noi, ma avendo presente orizzonti sempre, sempre più ampi. L'ultima domanda, che ambiente ha trovato? È un ambiente, innanzitutto devo dire, un ambiente colto, un ambiente di persone che conoscono la loro storia, che ci tengono, un ambiente di persone sensibili, ed è chiaro che questa sensibilità deve essere utilizzata come un fermento, come un seme che riusciamo a distribuire in maniera più ampia all'interno di tutta la popolazione e fare in modo che questo serva a diffondere sempre meglio conoscenza, storia e cultura. Dal chiostro domenicano di Piedimonte Matese è tutto. Lorenzo Applauso per casertasera.it.